era meglio un'imprenditoria che facesse gli imprenditori, che non facesse i finanzieri o che non facesse altre operazioni, perché dietro a questa naturalmente ci sono altre scelte, altre operazioni. Non è mai successo che uno stabilimento che ha da lavorare, che produce, che fa dei profitti, che non fa delle perdite venga chiuso, quindi vuol dire che siamo in presenza di altre scelte, di altre logiche industriali. È indubbio che c'è un problema che riguarda anche le multinazionali e riguarda anche il fatto che vengano fatte delle leggi nel nostro paese che vincolino maggiormente chi viene ad investire qui e chi viene a utilizzare le competenze, il saper fare che c'è su questo territorio. Credo che questo ponga un problema più generale anche alle politiche industriali che in un paese vengono realizzate, perché noi non possiamo non permetterci di difendere le competenze che abbiamo. Ci sono gli strumenti nelle mani dei lavoratori e delle istituzioni per fare in modo che questi casi non si ripetano più? In questo caso innanzitutto adesso uno dei temi di fondo è fare ritirare questi licenziamenti e poter utilizzare gli strumenti che ci sono, anche di cassa integrazione o di altri ammortizzatori che possono permettere di prendere tempo e di vedere anche se ci sono altre soluzioni industriali per ricollocare i lavoratori. Questo intanto sarebbe, credo, un primo obiettivo importante. La strumentazione per poter fare questo c'è, anche se il governo con il Jobs Act ha cancellato la cassa per cessazione di attività, e questo per noi è un limite ed è stato un errore, ma volendo ci sono tutti gli strumenti, perché qui siamo in presenza di una riorganizzazione, di una ristrutturazione, visto che non tutte le attività cessano, no? Qui ci rimane una presenza, seppur impiegatizia, non direttamente di produzione, anche nel progetto dell'azienda. Quindi io credo che qui c'è un problema di volontà ed è importante che il governo, la regione, il comune insieme a noi si muovano per far cambiare idea alla multinazionale. Poi c'è un tema che secondo me vale qui come sta valendo in giro per l'Italia: c'è bisogno di fare una serie di leggi in cui allo Stato, al governo, vengano dati anche strumenti per poter intervenire. Noi vediamo che da altre parti in giro per il mondo anche i governi intervengono, guardiamo quello che succede in Francia, guardiamo quello che succede in Germania, quando ci sono situazioni di questa natura le leggi di quei paesi e anche i governi si muovono in una certa direzione. Proviamo a vedere cosa è successo quando Fincantieri ha provato a comprare i cantieri francesi, abbiamo visto che ci possono essere le condizioni, pur essendo in Europa, di fare leggi di un certo tipo. Noi è un po' che chiediamo che c'è bisogno di intervenire, perché purtroppo non è il primo caso con cui siamo chiamati a fare i conti, e intervenire in questo modo non vuol dire diciamo così infrangere le leggi europee, vuol dire difendere il lavoro in Italia, difendere le competenze nel nostro territorio. È un'avvertenza che adesso in crisi anche le relazioni sindacali in un territorio dove erano storicamente molto forti. L'anno scorso c'è stato un appello anche agli industriali locali, lei cosa crede che i territori? Penso. Mi pare che l'associazione industriale, se non ho letto male, non mi pare che abbia ancora risposto, o ho capito male. Ecco, allora bisognerebbe che smettessero di far finta di essere sordi, no? Perché deve essere molto chiaro che la mobilitazione che questi lavoratori stanno facendo ha un significato più generale. Per noi non è accettabile che gli stabilimenti dalla sera alla mattina si chiudano, perché qualsiasi esperienza di questa natura, cioè tutto ciò che si chiude è perso, punto, vuol dire perdere competenze, vuol dire perdere capacità, e questo non può essere accettato, non è questo un sistema di relazioni sindacali. Qui i problemi si sono risolti e si sono affrontate anche crisi difficili, perché si è sempre scelto di investire sulle relazioni sindacali. Qui siamo di fronte ad una logica che è bene che gli imprenditori e anche l'associazione dica da che parte vuole stare fino in fondo, perché qui siamo di fronte ad una logica di puro mercato, dove le persone non ci sono più e dove passa la logica della mercificazione pura, che si può comprare e vendere. Una cosa di questo genere secondo me alla lunga non fa bene neanche a chi vuole fare seriamente l'imprenditore. Dopodiché ognuno si deve assumere le sue responsabilità. La settimana scorsa è passato da queste parti e ha incontrato una delegazione di lavoratori, anche Renzi. Beh, ogni tanto anche Renzi torni a occuparsi dei problemi dei lavoratori, secondo me gli fa bene alla salute. Bisogna vedere se ha capito quello che i lavoratori gli hanno detto, anche perché vorrei far notare che il Jobs Act non l'ho fatto io, l'ha fatto Renzi, che continua a dire che è una grandissima cosa, quando invece sappiamo perfettamente che questo non solo ha aumentato la possibilità di fare licenziamenti, ma ha aumentato anche la precarietà e ad esempio ha ridotto anche gli ammortizzatori sociali. Dopodiché credo che in questa fase sia utile e importante, se
anche il partito che lui rappresenta, visto che è al governo, assume fino in fondo una vertenza di questa natura. Poi vedremo cosa concretamente si fa, perché ci sono dei momenti in cui le chiacchiere contano fino a mezzogiorno, come dicono da queste parti. E siccome stiamo andando verso il pomeriggio, dopo contano i fatti, quello che concretamente si fa. Ed è questo che giudicheremo anche nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Lunedì, come sapete, c'è un incontro molto importante di nuovo al Ministero. È evidente da questo punto di vista che sia quello, noi ci auguriamo che possa aprire uno spazio nuovo, anche perché il 12 di dicembre non è lontano, si sta avvicinando e quindi c'è bisogno. In questo senso, come noto, per quello che ci riguarda, tutti quelli che pensano che sia il momento di sostenere questa battaglia e questa lotta con atti anche concreti e quindi utilizzando anche il potere o il ruolo che possono avere, naturalmente per noi sono benvenuti, perché qualsiasi atto in questo modo è fatto per salvare dei posti di lavoro e per garantire una continuità anche di competenza territoriale.